Invitiamo a partecipare tutti perché è un momento importante, questo è importante per i cittadini, per gli operatori che in qualche maniera sia direttamente che indirettamente sono coinvolti in qualche modo nell'ambito turistico. E qui c'è un passaggio storico, una diciamo, trasformazione dal concetto di località turistica a quello di destinazione turistica integrata. Qual è la differenza? La differenza è che nella prima ipotesi, che è quella che siamo abituati a vivere, il turismo si subisce fondamentalmente, mentre nel passaggio, nel diciamo, salto, a mio avviso, di qualità che avverrà, se Dio vuole, in destinazione turistica integrata, chiaramente il turismo viene gestito, viene pianificato, e per fare questo è necessario crearci una identità che viene dalla base, chiaramente, per cui tutti sono coinvolti ad apportare il proprio contributo. Il contributo verrà dato anche dal professore e indirettamente dal Politecnico delle Marche e dall'Università di Urbino. Sì, allora gli Atenei sono due in questo caso coinvolti in questo progetto, cioè l'Università di Urbino, ma anche e soprattutto l'Università Politecnica delle Marche, che sarà anche diciamo la sede di questi incontri, questi tre incontri che faremo qui a San Benedetto. È importante la partecipazione perché quello che diciamo, il progetto vuole comunque portare a casa è un lavoro di co-design, quindi di progettazione partecipata. Tutto il territorio è invitato a partecipare, tutti i cittadini dei territori, non solo della città di San Benedetto ma anche dei comuni limitrofi, perché comunque la strategia viene fatta a livello di territorio. Una destinazione non è semplicemente una località, una città, ma ovviamente un territorio. Quindi l'ambizione in questo caso è quello di costruire un progetto che sia un progetto strategico per il territorio. Possiamo ricordare gli appuntamenti? Allora, gli appuntamenti sono 4, 18 e 25 ottobre presso l'Università Politecnica delle Marche a Porto d'Ascoli. Vi ringrazio. Grazie.